arrivati. Ciao! Dove hai lasciato Lorenzo? Come andiamo? Ben arrivato! Un momento di silenzio reverenziale! No, beh, vicino Milano adesso, da Rofiera, sì. È che di te che non vogliono biti ricercati. Qualche giorno fa mi toccava il telaio, talmente ballavo. Anche qua saldata. Sono due tubi sella, quelli di saldati, queste robe qua. Minchia, su al nord, Tromsø è bellissima, cioè veramente mi sono innamorato di quella città. Enjoy, come faccio? E direi che si sta animando parecchio qua. Parte, quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento su storie che parlano di sostenibilità, di ambiente, di attenzione e di azioni proattive. Pietro, sappi che almeno mezz'ora che ti aspetto qua sotto il sole, sto morendo di caldo. Dove cazzo sei? Allora ha senso che tieni il tavolo perché non sarebbe per senso. Allora io sto qui e tengo il tavolo. Allora non... si chiama Dennis. Hai mai sentito questo? Lui è il rifugista. Ascoltalo. Ha gestito il rifugio altissimo per 15 anni. Ma ha funzionato quindi questa cosa? Questa ispirazione c'è stata oppure... Ma fa il culo. Ovviamente solo a lui perché non sta filmando per il video corso. Ma che belli sono. Cioè io ero là a montare la tenda, sono venuto di corsa. Adesso questo per seguire quei due ragazzini che hanno fatto cose. No, col cazzo, lui dice ci sta, non esiste, ci sta. Ogni volta che parla, ci sta tizio, ci sta. Non è italiano, ci sta. Io parlo a bestemmie, ma ci sta. Noi invece continuiamo con i racconti perché tra poco Nicola Sesi e Alberto Pizzero. Allora giù al rifugio stanno mangiando tutti e io mo mi preparo il pranzo perché ovviamente non ho soldi. Cena e poi ritorniamo là. Signori, la giornata è finita, andate in pace, buonanotte, ci vediamo domani perché mica è finita. La rifai uguale. Ma io dove ho la tenda? Boh, madonna, a domani, buonanotte. Buongiorno. Faccio caldissimo, raga. E
Vabbè, quello sì. Anche noi volevamo fare un bagno. Ah, questo sì che è la vera colazione. Ancora c'è stato un problema. Poi due anni fa mi sono licenziato, proprio che ho cambiato vita anche lavorativamente, adesso il tempo ce l'ho, mi gestisco. E allora sempre lì dai provo, dai provo, dai provo. E è che faccio? Sì. Abbiamo un sacco di roba da regalare. Most of my skin is the same. Siamo a ballare. Bellissimo. Sì, no, ieri sera c'è un gelato offerto. Che momento emozionante in arrivo. Grazie, ci rivediamo. Sembra una gag, ma è tutto vero. Lei ha detto sta col freno. La donna ci avrò fatto 1000 km senza un freno. Ma scusami, 1000 km con qualche discesa pure. Eh sì, ero. L'ho staccato in Toscana, sono arrivato giù a Salerno. Cosa bisogna dire? Esatto. Senti, questo è il canale YouTube. Sì. Bene raga, tenda l'ho montata, ero piazzato lì, questa era la vista che avevo. Lì c'è il rifugio, ovviamente stanno andando via gli ultimi. Eravamo rimasti io e altri due ragazzi pugliesi. E poi dentro c'è ancora Lorenzo e Aigu. Comunque niente, io adesso sistemo le ultime cose. Dentro c'ho ancora le batterie a caricare e poi riparto. Bene raga, le batterie le ho caricate. E niente, adesso lasciamo il bam. Stavo documentando in retroscena di come organizzi i viaggi e di come Aigu sia partecipe. Ciao. Ciao, grazie. Vabbè. Volete i muffin? Io non li ho mangiati. Do you want Aigu? It's not beautiful to see, but if you want, take it. C'è il lago del Garda, okay, ragazzi. Sì, sì, siamo. Ma figurati. Oh, Domenico. Grazie. A presto. Dai, ciao, ciao. Grazie. Calma, va. Dai, anche a te. Strada. Grazie. Anche a te. Ciao. Ciao. Grazie, anche a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie. Dai che si riparte.